restaurare il tabernacolo di Dio. È la decima parte ed è l'ultima parte di questo meraviglioso insegnamento che Dio ci sta dando. Isaia 11, per favore, dal verso 1 al verso 2. Abbiamo imparato tante cose. Dio ci ha dato grazia di imparare e di poter vedere miracoli in questo periodo. Il Signore ci sta insegnando, ci sta ammaestrando. Amen. Ma io dico sempre questo: il miglior miracolo, il più grande miracolo, il miracolo dei miracoli è il miracolo della nuova nascita. Ma il più grande miracolo è il cambiamento della vita di una persona. Se una persona cambia, si rinnova, cambia stile di vita, questo è un grande miracolo. Amen. Più dei miracoli di guarigione. Siete d'accordo? Quindi il miracolo dei miracoli è la nuova nascita. Ma il grande miracolo è il cambiamento di mentalità, è il cambiamento di vita. Se tu ascolti la parola, ma poi sei sempre la stessa persona, e dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni ascolti la parola di Dio, ma non c'è un cambiamento, devi chiederti che c'è qualcosa che non va in te. Siete qui? Ma la parola arriva come un'acqua che ti purifica, che toglie, deve togliere tutte quelle scorie, deve togliere, deve cambiare. Prima dentro, e quando sei cambiato dentro, allora si manifesterà anche nell'esteriore. Dite amen. Isaia 11, verso 1, verso 2. Isaia disse: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai. Chi è questo ramo? È Davide. Un ramo uscirà dal tronco di Isai. Questo è Davide, il re Davide, secondo natura. Davide uscì da Isai. Poi dice: un rampollo spunterà dalle sue radici. Chi è questo? Questo è Gesù. Dite amen. E poi dice il verso 2: lo spirito del Signore riposerà su di lui. Spirito di saggezza, di intelligenza, spirito di consiglio, di forza, spirito di conoscenza e del timore del Signore. Qui vediamo qualcosa di meraviglioso. Isaia ha scritto questa parola profetica e questa profezia eterna, l'ha scritta secoli prima. Lui ha scritto qualcosa che riguardava il seme profetico del Messia, dite amen. Questo significa che a volte Dio dà un seme, una parola, e quella parola, quel seme, non subito la vedi realizzata, perché c'è bisogno del tempo di Dio, dite amen. Quanti dicono amen? Oh, alleluia, fatemi sentire che siete qui. Lo so che le mascherine vi danno fastidio, ancora per un po' di tempo dobbiamo tenerle, perché Dio ci sta liberando. Amen. Ora, questo seme profetico è stato dato a Isaia, ma si è adempiuto quando Gesù è nato. Immaginate, Dio dà questo seme profetico a Isaia, lui parla di Cristo, ma prima che si realizzi passano dei secoli. Immaginate, Dio ha dato una parola a Isaia che era un seme. Il seme non subito germoglia, ha bisogno di tempo per germogliare. Quanti di voi vi aspettate un miracolo? C'è un seme già attivato nella vostra vita, ma non lo vedete subito, lo vedrete al tempo giusto quando Dio ha stabilito. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo stare attenti a riconoscere il tempo di Dio. Quando quella parola profetica o quella profezia eterna si deve adempiere. Siete qui? E in un modo profetico Isaia
descrive ciò che Giovanni vede in Apocalisse 1, capitolo 1, verso 4. Questo già voi lo conoscete perché ne parliamo già da diverse settimane. Queste sette operazioni, sette spiriti. Isaia vede sette spiriti, ma li vede davanti al trono, ma uno spirito non puoi vederlo, altrimenti non è uno spirito. Infatti Isaia vide nel profetico e Giovanni vide la manifestazione della personalità dello Spirito Santo. Mamma mia, lo rispiego. Isaia vide e vide lo Spirito Santo che si manifestava su Gesù, sul Messia. Giovanni vide la manifestazione dello Spirito di Dio davanti al trono di Dio. Perché lo Spirito Santo non puoi vederlo, è uno spirito, ma puoi vedere la sua manifestazione. Siete qui? Il vento non lo puoi vedere, ma puoi vedere le conseguenze del vento. Vedi un albero che si muove, vedi l'erba che soffia, vedi che c'è questo vento attorno a te, e questo è il movimento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, per farsi riconoscere, prende delle forme corporee. Quanti dicono amen? Su Gesù è sceso in una forma corporea di una colomba. Siete qui? Sugli apostoli scese con delle lingue di fuoco. Siete qui? Siete qui? Perché altrimenti non riuscivano a vederlo. Per questo lui si manifestò con delle lingue di fuoco. Così lo riconobbero. Era lo Spirito di Dio. Apocalisse capitolo 4 verso 1. Guardate come vede lo Spirito Santo Giovanni ancora una volta. Lui vede la manifestazione dello Spirito di Dio. Questa volta lo vede in un modo diverso. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo. E la prima voce che mi aveva parlato già come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito nello spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile all'aspetto alla pietra di un diaspro di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di veste bianche e con delle corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano i lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano sette lampade accese, che sono i sette spiriti di Dio. Oh, alleluia! Questa volta i sette spiriti si manifestano come delle lampade. Naturalmente non sta parlando delle lampade a LED, sta parlando delle lampade dei suoi tempi. Ma in modo particolare, ascoltatemi, lui sta parlando delle lampade del candelabro. Sette lampade. Un candelabro ha sette lampade. Quindi lui vide sette lampade accese, ma un solo candelabro. Chi è questo candelabro? È lo Spirito Santo. Ascoltatemi. Lo Spirito Santo è uno, ma con sette manifestazioni. Questa volta lo Spirito Santo si presenta a Giovanni, e mi piace perché lo Spirito Santo è davanti al trono. Lui è lo Spirito di Dio, e la sua manifestazione è davanti agli occhi del Padre. Tutto ciò che lo Spirito Santo fa, tutto ciò che Gesù ha fatto, era sempre presente, riportato al Padre. Dite amen.
perché fra i tre c'è armonia. Le sette lampade di fuoco accese. Accese significa che il fuoco era acceso. Ora ascoltatemi, perché abbiamo qualcosa da imparare questa mattina. Quanti sono d'accordo? Quanti stanno già imparando qualcosa? Il candelabro è un pezzo unico. Quando Giovanni vide un candelabro, lo vide da ebreo, da giudeo. Lui vide il candelabro non uno qualsiasi, ma lui vide il candelabro ebraico, quello che viene posato sulla tavola della presentazione. E il candelabro era davanti al trono di Dio. Le lampade erano accese. Quindi vuol dire che ogni lampada aveva il suo fuoco. Quanti dicono amen? Ascoltatemi. Ora vi do un insegnamento importante questa mattina. Il candelabro è un utensile dell'arredo del tabernacolo. Quanti dicono amen? Dio sta restaurando il suo tabernacolo. È una delle cose che vuole. È che la presenza dello Spirito Santo sia presente. Se c'è lo Spirito Santo presente, ci saranno anche le fiamme accese. Chi sono queste fiamme? Chi è che ha il servizio e il lavoro da tenere accese queste fiamme? La prima cosa fondamentale: il tabernacolo era composto da un cortile. Sapete tutti, un cortile all'aria aperta. Il cortile non aveva bisogno di luce, perché c'era la luce del giorno. Quanti dicono amen? C'era la luce del sole, o c'era la luce della luna o delle stelle. Comunque c'era luce fuori. E tutte le persone, tutti i credenti che stanno nel cortile, vedono e vivono di una luce naturale. È una luce che Dio dà a tutti. La razionalità. Attraverso la ragione tu vedi nel naturale. Fino a quando starai nei cortili, vedrai la luce, una luce che, per cui non hai bisogno di fare nulla. Godi della luce, di una luce che Dio ti dà. Punto. Quindi c'è la presenza di Dio, ci sono i miracoli, e tu afferri perché sei lì. Punto. Poi c'è un luogo santo. Ed è nel luogo santo che Dio ha posto il candelabro. Il candelabro, abbiamo appena finito di leggere, che è di un solo pezzo, con sette lampade. Un solo corpo, ma sette manifestazioni. Un unico pezzo non saldato, lavorato artigianalmente. Ascoltatemi, la Chiesa che ha lo Spirito Santo dentro non ha nulla di saldato, è originale, è unica, e viene da un processo e da un lavoro artigianale che solo Dio può fare. Perché la lavorazione del candelabro è unica. Infatti ogni candelabro, o come lo chiamano gli ebrei, amenorah. Gli amenorah sono unici. Non troverai mai un candelabro uguale, perché viene lavorato artigianalmente. Quanti sono felici di questo? Ora ascoltatemi. Il candelabro ha delle lampade accese. Ma queste lampade hanno bisogno di manutenzione. Chi è che fa la manutenzione nelle lampade, nel fuoco? Sono i sacerdoti. Non il sommo sacerdote. I sacerdoti.
Questo significa che se vogliamo nella Chiesa la presenza dello Spirito Santo con le sette manifestazioni che sono le lampade accese, c'è bisogno di manutenzione umana. Tu e Dio siamo stati fatti sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec in Cristo Gesù. Quanti dicono amen? Tu sei re e sei sacerdote. Ma questo non è soltanto un vanto. Questa è una chiamata a un servizio. Questa è una chiamata che Dio ti dà. Tu devi prenderti cura della amenorah, del candelabro, di tenere sempre le lampade pulite. Ascoltatemi, se le lampade fossero sporche, non ci sarebbe luce nel luogo santo. Ci sarebbe un fumo incredibile. Perché l'olio che non è pulito, che va a posarsi su una lampada non pulita, non farà più luce, farà fumo. Quanti dicono amen? Allora Dio ti sta chiamando, Chiesa, a camminare in un servizio, a mantenere la luce della lampada dello Spirito Santo pulita e accesa. Quanti dicono amen questa mattina? Alza la tua mano destra, dillo allo Spirito Santo: Spirito Santo, ti chiedo perdono se non ho fatto la mia giusta manutenzione nella lampada che mi hai affidato. Ti chiedo perdono se non ho cambiato l'olio, se non ho pulito la lampada e non ho permesso alla luce di essere presente nella chiesa, nel tabernacolo che Dio ha preparato. Nel nome di Gesù. Amen. Sacerdoti e sacerdotesse in Cristo Gesù. Quanti sacerdoti ci sono qui? Quanti sacerdotesse sono qui? Oh, alleluia! Che lavorano nel Tempio, nel luogo santo. Nel luogo santo ogni giorno dovevano esserci le lampade accese. Non una volta alla settimana. Questa è figura anche delle preghiere dei santi. Le lampade accese è figura delle preghiere dei santi, dell'adorazione che tu fai nello Spirito Santo. Dite amen. Lo Spirito Santo ti ispira a preghiera per i santi, per le persone che non conoscono Lui, per le persone che non hanno rivelazione di chi Lui è, per la Chiesa, per le autorità della Chiesa. Dite amen. Quindi nell'ambiente del cortile, c'era una luce naturale, dillo naturale. Nel luogo santo c'era una luce che veniva dal candelabro, dillo dal candelabro. Il candelabro devi fare tu manutenzione. Non puoi aspettarti che nella lampada che Dio ti ha dato da gestire se ne occupi un altro. Oppure dice, vabbè, ma non ci fa niente se questa settimana non pulisco la mia lampada. Vi ricordate le 10 vergini? Quanti si ricordano le 10 vergini? 5 erano avvedute, 5 erano stolte. Quelle stolte poi andarono da quelle avvedute perché le lampade erano pulite, ma mancava l'olio. Non avevano comprato olio. Le lampade del candelabro non soltanto hanno bisogno di manutenzione, di essere pulite, hanno bisogno dell'olio puro, dell'olio puro, non contaminato. Olio che viene dalla spremitura delle migliori olive. E la tua vita è un olivo. La tua vita deve essere spremuta. La tua vita deve dare olio su quella lampada. Come Paolo disse in Romani 12, verso 1, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare il vostro corpo
Ascoltatemi, cari fratelli e sorelle, quanti di voi volete le lampade accese? Quanti volete essere dalle vergini, quelle, non quelle che erano stolte, quelle che erano avvedute? Siete sicuri? Dovete mettere la vostra vita sull'altare. Quanti sono d'accordo e dicono amen? Perché lo sposo sta per arrivare. Se ti troverà senza olio, la tua lampada non brucerà e vivrai nelle tenebre. Ma se l'accenderai, allora riconoscerai lo sposo e vivrai per sempre con lui. Quanti dicono amen? Cortile, luce naturale, la ragione, la razionalità. Tu comprendi perché vedi che gli altri, Dio si muove e Dio si manifesta, e tu lo comprendi, lo afferri con la ragione. E sei nei cortili. Il primo step. Il secondo step è per persone specifiche che hanno un servizio, una chiamata nel luogo santo. Quale chiamata? Molti oggi vogliono una chiamata, ma non c'è più grande chiamata di essere figli di Dio ed essere re e sacerdoti in Cristo Gesù. Perché ascoltatemi, i ministeri, la Chiesa un giorno finirà, ma il regno non finirà. E Dio ci ha costituiti sacerdoti e re per un regno che non avrà mai fine. Ecco perché già dobbiamo iniziare a lavorare qui sulla terra per continuare poi nel cielo quello che Dio ci ha chiamati a fare. Quanti dicono amen a questa parola? Quindi il candelabro, amenorà, che non mi viene mai in mente e ho bisogno di leggerlo, questa parola ha bisogno della tua manutenzione, del tuo supporto, del tuo lavoro. A volte è dura, perché questo candelabro deve essere acceso sia di giorno e sia di notte. Quanti dicono amen? Il servizio va fatto tutto il giorno con un cuore puro davanti a Dio. E tu accendi questo candelabro e il luogo santo è acceso di una luce voluta attraverso la consacrazione. Quanti dicono amen? Attraverso la tua consacrazione il candelabro dello Spirito Santo non si spegne. Cosa disse Paolo un giorno ai Tessalonicesi? Non spegnete. Che cosa? Lo Spirito. Non spegnete lo Spirito. Come dire, non fare in modo che lo Spirito Santo venga messo da parte senza che lui possa ardere davanti alla presenza dell'Onnipotente. Dite amen. Lo Spirito Santo vive nella Chiesa, dite amen. Lo Spirito di Dio è dentro il corpo di Cristo, dite amen. Un corpo senza lo Spirito è morto. Se una Chiesa non ha più lo Spirito Santo acceso, se lo Spirito Santo è spento dentro un corpo, allora vuol dire che il corpo è morto. Ma la Chiesa è viva perché lo Spirito Santo è presente. La Chiesa è viva perché lo Spirito Santo è presente. Quanti dicono amen? Alleluia! La Chiesa è viva perché è opera di Dio e perché lo Spirito Santo è presente. Luogo Santissimo, terzo step. Nel Luogo Santissimo non c'era la manifestazione del candelabro, non c'era neppure la luce ambientale, naturale. Nel Luogo Santissimo c'era la gloria di Dio. Ascoltatemi, il sommo sacerdote entrava in un periodo specifico, ma doveva aspettare. Non è che Dio gli dava un appuntamento, gli diceva: guarda, arriva alle 10 meno 5 minuti e io arriverò per le 10, però tu arrivi 5 minuti prima. No, lui sapeva che doveva entrare in un periodo specifico dell'anno. Doveva entrare nel luogo santissimo dove c'era l'arca di Dio e lì doveva aspettare. Cosa doveva aspettare? Doveva aspettare la manifestazione della gloria. La Chiesa accende il candelabro
in attesa che il Signore accenda la gloria di Dio. Ascoltatemi, lo step che Dio vuole dare alla Chiesa non è soltanto di un candelabro acceso. Lo step che Dio vuole dare alla Chiesa è vedere la gloria di Dio. Quanti dicono amen in questo? Esodo 25 verso 40. Esodo 25 verso 40. Quando il modello è il modello di Dio, allora Dio manifesterà la sua gloria in quel modello. Dite amen. Quanti lo credono? Quando il modello è di Dio, allora Dio stesso approverà con la gloria. Amen. E Dio disse a Mosè: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il cortile è un ambiente che è stato mostrato nel cielo a Mosè. Quanti dicono amen? Il luogo santo, il candelabro, tutto ciò che fa parte del tabernacolo non può essere una creazione umana, non può essere un'invenzione umana. Tutto ciò che tu stai vivendo, la Chiesa, il soprannaturale, la presenza di Dio, non è un fatto umano, è un fatto soprannaturale. Gesù ha dovuto lasciare la gloria dei cieli per incarnarsi, intabernacolarsi in un corpo. Perché ha lasciato la gloria e si è intabernacolato in un corpo? Un corpo naturale, per fare in modo che la Chiesa ricevesse la gloria che lui ha lasciato. C'è stato una sostituzione, un trasferimento. Dio ha fatto in modo che il suo unigenito figlio lasciasse la gloria dei cieli affinché la gloria scendesse sulla Chiesa, sulla sua sposa. Quanti possono dire amen? E quando lui si è intabernacolato, ha avuto bisogno, ha avuto necessità di stare sottomesso allo Spirito Santo. Quanti dicono amen? Fate così se avete afferrato questa mattina. Gesù, che è Dio, ha dovuto sottomettersi al Padre e allo Spirito Santo. Perché? Perché quando tu ti sottometti al Padre e allo Spirito Santo, allora il Padre ti riveste della sua gloria. Infatti la Bibbia dice in Filippesi 2:5 di avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Quale sentimento? Quello di svuotare se stesso, annichilire se stesso. Filippesi 2:5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Se Gesù, il Figlio di Dio, ha avuto bisogno di sottomettersi alle autorità del Padre e dello Spirito Santo, quanto più noi abbiamo bisogno di essere sottomessi. Però la sua sottomissione gli permise di avere una totale risurrezione. Dite amen. Sapete perché Gesù ha il nome al di sopra? Perché prima è stato abbassato. Perché lui si è abbassato, Dio lo ha sovranamente innalzato. Dite amen. Ora, Gesù ha combattuto, ha compiuto e ha operato sotto l'influenza e sotto l'unzione dello Spirito Santo. Perché Gesù era vero uomo, anche se era vero Dio. Lui ha lasciato l'aggrapparsi a essere Dio per vincere le sue battaglie come uomo. Questo ci dà forza,
Questo ci fa comprendere che anche tu e anche io possiamo vincere le nostre battaglie sotto l'impulso e l'unzione dello Spirito Santo. Dite amen. È una delle sette manifestazioni, l'ultima, è il timore di Dio. Il timore di Dio è rispettare Dio. Timore di Dio uguale rispettare Dio, rispettare la sua parola, rispettare la sua presenza, rispettare le sue scelte. Quanti dicono amen? Molti dicono io ho timore di Dio, però poi fanno le cose di testa propria senza che Dio sia coinvolto. Questo non è avere timore di Dio, questo anzi è essere superficiali. Ma la Chiesa deve camminare nel timore di Dio. Quanti dicono amen? Se tu cammini nel timore, il timore anticipa il soprannaturale. Non la paura. Ascoltatemi. Non la paura. La paura non viene da Dio. Quanti dicono amen a questa parola? La paura non viene da Dio, ma il timore sì. Oggi voglio insegnarvi un principio importante che Dio mi ha insegnato. Isaia 33 verso 6. Isaia 33 verso 6 e poi leggeremo Isaia 57 11. Ma prima Isaia 33 verso 6. Questa è una bella notizia per la Chiesa. Quanti vogliono una bella notizia? Amen. Dio sta parlando al suo popolo. Oggi il suo popolo è la sua Chiesa. Isaia 33 verso 6 dice: i tuoi giorni saranno resi sicuri. Nel mondo non c'è più sicurezza. Il mondo è in balia, in preda alla paura e al terrore. E ahimè, anche tanti cristiani si stanno facendo prendere dalla paura. Quanti dicono amen? Ma la paura ti porta lontano dal timore di Dio. Ascoltatemi, Dio questa mattina vuole rassicurare la sua sposa. Stanno per arrivare giorni sicuri. Mamma mia, voglio che scenda nel profondo del vostro cuore. Coloro che non credono sono in balia della paura, del terrore, del dolore, della malattia, della disgrazia, ma dentro la Chiesa ci saranno giorni sicuri. In Sion c'è la salvezza. Quanti dicono amen? Guardate cosa dice Isaia: la salvezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Più la Chiesa conoscerà la verità, più la verità la farà? Cosa farà la verità? La verità ha il potere di renderti libero e di farti vivere libero. Dica amen. Dite amen. Isaia dice: mentre tu avrai saggezza e conoscenza, queste saranno una chiave fondamentale per farti camminare nella libertà. Per farti camminare nella liberazione, perché molti vivono, anche se sono liberi, vivono da prigionieri. Ci sono tanti credenti che, pur essendo legalmente liberi, vivono come prigionieri, prigionieri delle loro paure, prigionieri delle loro esperienze, prigionieri in balia di tutto quello che sta succedendo attorno a loro. No. La conoscenza e la saggezza della parola di Dio deve portarti al punto di avere la rivelazione che tu sei libero. Perché se il Figlio di Dio ti ha fatto libero, allora sei veramente libero. Quanti dicono amen? E poi dice: il timore del Signore è il tesoro di Sion. Quando ho letto questa frase, mi sono ricordato che da piccolo giocavo alla caccia del tesoro. Avete giocato mai alla caccia del tesoro? Tutti i bambini hanno giocato alla caccia del tesoro, almeno credo. Devi trovare un tesoro, e questo tesoro è dentro la Chiesa. Sion è la Chiesa.
La Chiesa è stata arricchita di ogni benedizione, dite amen. E se tu cammini nel timore di Dio, allora troverai questo tesoro e potrai appropriarti di questo tesoro. Cosa sta facendo il diavolo? Il diavolo sta seminando paura. Ora ascoltatemi. Quando si aprono le porte allo spirito della paura, un'altra arma che il diavolo usa è l'inganno e l'errore. Quindi lo spirito di paura apre le porte allo spirito dell'errore. Molte persone sono in balia dell'inganno, dell'errore, della menzogna. Iniziano a credere di più ai loro pensieri, a quella vocina che loro dicono di essere Dio, facendo tutto il contrario di quello che la parola di Dio insegna. Perché? Perché c'è uno spirito dell'errore che sta lavorando nei cuori di tanti e nella mente di tanti. Non vado in chiesa perché c'è il Covid, perché c'è questo, perché c'è quello. Questo è lo spirito di paura che ti fa parlare. Perché Gesù camminava in mezzo ai lebbrosi e mai una malattia si è accostata al corpo di Gesù. Voglio dirti una cosa, chiesa, tu sei immune da qualsiasi malattia. Perché se tu sei il corpo di Cristo sulla terra, il corpo di Cristo non può ammalarsi. Perché il corpo di Cristo ha anzi già pagato per le malattie. Però questo spirito di paura sta facendo entrare uno spirito dell'errore. E molti fanno di testa propria anziché di fare come Dio ha stabilito. Perché vanno dietro all'inganno e all'errore che il diavolo sta sussurrando alla loro vita. Lo spirito di paura, lo spirito dell'errore. Ascoltatemi, lo spirito dell'errore apre le porte allo spirito di apostasia. Che cos'è l'apostasia? L'apostasia è quando tu rinneghi la tua fede. Perché il diavolo sta mettendo paura, terrore? Perché il diavolo vuole farti perdere la tua fede. Il diavolo vuole farti allontanare dalla Chiesa, dal corpo di Cristo, dalla presenza di Dio, dalla comunità, per farti essere più vulnerabile e per farti perdere la fede e fare naufragio della fede. Dopo lo spirito dell'errore arriva lo spirito di apostasia. Lo spirito di apostasia è quando tu rinneghi Gesù, ma non con la tua bocca, con la tua vita. Perché tu puoi dire Gesù è il mio Signore e poi fai tutto quello che tu vuoi. Di chi è il Signore allora Gesù? Se poi tu fai soltanto quello che piace a te e quello che pensi che Dio ti stia sussurrando che va contro la parola di Dio. Perché c'è una voce che deve alzarsi, che è al di sopra, che è la voce di tutte le voci ed è la voce della parola di Dio. Smettiamola di dare e di andare dietro alle voci. E di dire che Dio ha detto. Dio dice che io vengo qui come un missionario e poi dopo un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni ti dice di ritornare nel tuo paese. È impossibile! Se Dio parla, Dio conferma quello che Lui dice. Altrimenti non è Dio. Sei tu che l'hai voluto. Quando Dio parla, Dio dice di nuovo la stessa cosa. Perché Dio non è un bugiardo che può mentire. Lo spirito dell'errore chiama lo spirito dell'apostasia. Lo spirito dell'apostasia, ascoltatemi, chiama lo spirito dell'anticristo. Satana sta preparando e ha preparato già un programma. E spesso la Chiesa vive alla giornata, vabbè, ma che ci fa?
No, fratelli e sorelle, noi dobbiamo armarci della buona armatura di Cristo. Noi dobbiamo e siamo in combattimento. Satana non combatte contro i peccatori che già sono suoi. Satana combatte contro la Chiesa. La Chiesa deve alzarsi, deve fare sentire la sua voce, deve indossare le armi della giustizia e del luogo santo, deve combattere contro i principati, le potestà, deve usare autorità. Non può fare regnare il regno delle tenebre. Noi siamo la luce del mondo. Noi abbiamo autorità e dobbiamo fare regnare il Signore in questa terra, perché molti dicono: Signore, regna, ti prego, regna. No, Gesù ti ha detto: io ti ho dato autorità, sei tu che adesso devi farmi regnare sulla terra. Lo spirito dell'anticristo. E molti incominciano a credere più a qualcuno che al nostro Signore Gesù. E questo è quello che Satana vuole. E noi dobbiamo mantenere le lampade accese della rivelazione, perché oggi Dio vi sta parlando. Oggi Dio sta parlando alla vostra vita, cari. Non allontanatevi dal tempio, non allontanatevi dalla comunità, ma insieme uniti dobbiamo combattere come un solo esercito contro il nemico primario. Il nostro nemico non sono i fratelli e le sorelle, non sono le altre chiese, non sono le altre denominazioni. Il nostro nemico è uno, si chiama Satana, l'avversario. Dite amen. E la Bibbia ci dice, il Signore ci sta dicendo che verranno tempi sicuri, saranno resi sicuri. Saranno resi significa che non sono sicuri, ma che Dio ti dà la sicurezza. Perché ti dà la sicurezza? Perché tu cammini nel santo timore del Signore. Quando tu cammini nel santo timore, allora Dio è insieme a te. Quanti volete che Dio cammini con voi? Camminate nel timore del Signore, camminate nella perfetta volontà di Dio, non abbandonate, dice la Bibbia, la comune adunanza. Continuiamo a pregare affinché il governo ci dia grazia di riunirci, continuiamo a pregare affinché le chiese non vengano chiuse. Ascoltatemi, tutte le cose sono state chiuse, le uniche cose che non hanno chiuso sono le chiese. Voglio ringraziare Dio per questo, ma continuiamo a pregare, continuiamo a pregare. Continuiamo a pregare, perché se chiudono le chiese, chiudono la voce che può usare Dio, che Dio può usare contro il regno delle tenebre. Sì, possiamo collegarci online, possiamo farlo online, ma non è la stessa cosa. Dio non ha stabilito una chiesa online, Dio ha stabilito che la sua chiesa si riunisca nel tempio, nella presenza di Dio, dove la potenza di Dio viene manifestata. Dite amen. Fai un applauso di lode al Signore. Chi cammina nel timore del Signore ha un tesoro in Sion. Che cos'è questo tesoro? È la presenza di Dio. La presenza di Dio è il più grande delle ricchezze. Dite amen. Non c'è nulla che si può paragonare alla sua presenza. E mi piace sentire le testimonianze di tanti che dicono: pastore, nemmeno entro, arrivo già qui davanti al portico e già sento la presenza di Dio. Sia glorificato il nome del Signore. È un altro dono che Lui ci fa, è l'onore ed è la forza della fede. Dio ci dà grazia di vivere, di ricevere la fede. La fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio, ma è un dono che viene sempre dalla grazia di Dio. Dite amen. Perché se Dio rendesse il tuo cuore insensibile, la tua fede verrà rubata, tu non crescerai più nella fede. Allora è sempre un dono che Dio ti dà e tu devi ringraziare Dio per la fede che hai in Lui, perché quella fede ti permette di afferrare le sue promesse e di camminare nella salvezza. Una salvezza
che non è singola, è comunitaria. Giuda dice nella sua epistola, al capitolo 1, verso 3, che lui parla di una salvezza comune, non comune perché è semplice da prendere, ma comune perché è stata pagata dal prezzo di Gesù e tutte le persone possono riceverla. È un dono che Dio ci fa, la fede. Non lasciamocela rubare, combattiamo per essa. Combattiamo per i valori della parola di Dio, combattiamo per la voce della parola di Dio. Oggi tante voci si stanno alzando contro la parola di Dio, ma saranno ammutolite, perché la parola di Dio è eterna, la parola di Dio è efficace, la parola di Dio ha l'autorità nei cieli e sulla terra e sotto la terra. Isaia 57 verso 11. Isaia 57 verso 11, guardate il Signore cosa dice. Questo è per te e per me, questo è un principio importantissimo che voglio che voi questa mattina lo afferriate. Ascoltatemi, Chiesa. Il Signore dice: di chi dunque hai timore? Di chi hai paura per rinnegarmi così? Per non più ricordarti di me, per non dartene più pensiero. Fermiamoci un attimo qui. Questo è un principio eterno. Tu non puoi vivere nella paura e camminare nel timore di Dio. Perché la paura ti ruba dalla presenza di Dio, ti allontana dalla presenza di Dio. E la paura è un'arma infernale che il diavolo sta muovendo verso tutta l'umanità, ma soprattutto verso la Chiesa. Gesù ha detto che negli ultimi giorni ci sarà una persecuzione tale che quasi gli eletti di Dio, se non fosse per le preghiere e per l'intercessione del Signore, ne sarebbero, ne subiranno anche la perdita, la morte. E il Signore dice: di chi dunque hai timore? Hai avuto paura? Non devi accettare la paura. Non devi accettare la paura. La paura ti allontana dall'avere timore. Il timore è il rispetto verso Dio. Quando tu hai paura, non hai fede. Perché la paura è il contrario della fede. Se tu hai paura, ti allontani da Dio. Ma se hai timore, cammini con Lui. Una cosa è avere paura e una cosa è avere timore. Noi dobbiamo avere timore di Dio, non paura, un timore reverenziale, di onore. Non dobbiamo cadere nell'influenza e sotto l'influenza della paura, perché la paura viene dal nemico, viene dal diavolo. Satana influenza la vita delle persone attraverso la paura. E la paura, ho detto, che apre le porte a tutti quei demoni, fino a farti perdere la fede, la salvezza, la tua riconciliazione con Dio. Questo è un principio che noi dobbiamo tenere fisso nel nostro cuore. Guardate cosa dice. Dice il Signore: di chi hai paura per rinnegarmi così? Quando tu hai paura, rinneghi Dio. La paura ti fa rinnegare il Signore. Andare in chiesa, no. Con tutto quello che sta succedendo, no. E se dovesse qualcuno toccarmi e avere il Covid? Fratelli,
dentro di te c'è lo Spirito di Dio. Noi dobbiamo mantenerci dentro il protocollo, dobbiamo fare tutto quello che serve perché è giusto farlo, ma non dobbiamo cadere nella paura. La paura non deve entrare nel tuo cuore e soprattutto nei tuoi pensieri. E io so che ci sono anche qui presenti alcuni a casa che sono caduti nella paura. E io questa mattina voglio reclamare la tua libertà e la tua liberazione dalla paura. Il Signore dice: di chi hai paura per rinnegarmi così? Per non ricordarti più di me? Cioè, Dio ti ha parlato. Dio ha parlato alla tua vita quando ci sono i culti, Dio ti parla, in passato ci ha parlato, tu hai detto: Signore, io ti servirò, io non mi interessa della mia vita. Poi arriva un Covid e hai paura e rimani a casa. E dov'è il tuo coraggio? Dov'è la tua fede? Dov'è la tua determinazione? Dov'è la fiducia e il timore di Dio dentro di te? Lo hai lasciato fuori dalla tua vita. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di ritornare nel santo timore di Dio, ad avere il rispetto della sua parola, ad avere il rispetto quando Dio ci ha parlato. Non possiamo ascoltare ed essere degli uditori dimentichevoli, che la parola di Dio arriva e poi noi abbiamo il prurito nelle orecchie e poi ci dimentichiamo e facciamo come vogliamo noi. No, quando Dio ci parla, noi dobbiamo riceverlo come un tesoro e dobbiamo metterlo in pratica. Quando lo devi mettere in pratica? Proprio nei momenti difficili, proprio quando c'è da dimostrarlo. Non dobbiamo fare come Pietro: Signore, io ti seguirò anche quando gli altri ti abbandonano e ti lasciano, io non ti lascerò mai. E in quella notte 3 volte ha rinnegato il Signore. Addirittura una bambina gli ha detto: ma tu non sei uno di loro, ma tu non sei un discepolo di costui. Io no, io non lo conosco, di chi stai parlando? Una bambina, perché lo spirito di paura, dell'orgoglio era entrato in lui. E tu dici: no, io non ho paura del Covid. Poi arrivano le notizie del telegiornale, 20.000 persone influenzate. Mamma mia, chi si deve muovere più da dentro? Stiamo a casa. Ma come? Hai appena finito di dire che non hai paura del Covid e poi ti stai a casa picchiando scante. Fratelli, la fede non è utopia. La fede è una realtà. La fede è uno stile di vita. I nostri fratelli che ci hanno precedetto sono morti, sbranati dai leoni, sono stati decapitati, uccisi, imprigionati, flagellati, lapidati. A motivo di che cosa? A motivo della fede. Siete qui, chiesa? E noi per un virus ci tremano le gambe, tremano. Ma tu hai autorità? Dov'è questa autorità? Ti sei dimenticato dell'Iddio che ti ha liberato dal peccato? Ti sei dimenticato della potenza che Lui ha? Ti sei dimenticato di quello che Lui può fare? Sapete perché? Perché la paura ridimensiona Dio. La paura ti fa filtrare Dio e te lo fa vedere piccolo, incapace di poter operare, incapace di poter cambiare le circostanze, le situazioni. Ma io questa sera, questa mattina voglio togliere questo filtro ingannevole, questa lente d'inganno dai tuoi occhi che ha paura. Io voglio rimettere la lente della fede nei tuoi occhi per vedere quanto Dio è grande. Lui è l'immenso e l'onnipotente Dio. E la paura ti fa vedere Dio piccolo piccolo. E inizia a pensare come pensa il mondo. Ah, ma se Dio c'è, perché tutte queste cose? E anche la Chiesa inizia a pensare così. Chissà qual è la volontà di Dio.
Chissà se il Signore opererà. Lo vedremo alla prossima puntata. Fratelli e sorelle cari, tu sei rivestita di potenza. Su di te c'è un manto di gloria. Il mondo sta vivendo nell'errore, nella paura, ma su di te, Chiesa, si deve levare la gloria di Dio. Tu sei stata creata per manifestare la gloria di Dio. Laddove c'è terrore, tu devi portare speranza. Laddove c'è malattia, devi portare guarigione. Laddove c'è il regno delle tenebre, devi portare il regno della luce. Ma se tu cadi in balia della paura, la paura ti allontanerà dal Signore, ti allontanerà dalla sua presenza e ti farà vedere un Dio piccolo, incapace di poter operare. E Dio dice in Isaia: non me ne sono io rimasto in silenzio e da molto tempo? Per questo tu non mi temi più? Dio sta dicendo: ho preso un tempo di silenzio per vedere cosa c'era nel tuo cuore. E ho visto che, siccome sono stato in silenzio e non ti ho più parlato, tu sei caduto in balia della paura. Come dire, questo è l'amore che hai per me? Questa è la fiducia che hai in me, che non posso lasciarti per un attimo in silenzio e cadi in balia di quella che è la voce della paura e dei tuoi nemici. Ascoltatemi, Chiesa, noi abbiamo già vinto. In Cristo è già compiuto. Tu non lo vedi negli occhi naturali, con gli occhi naturali, ma Satana lo vede nello spirito. Satana sa chi sono i figli di Dio. Siamo noi che a volte non abbiamo gli occhi aperti e gli occhi della fede accesi per poter vedere nel mondo spirituale, e veniamo influenzati dallo spirito di questo mondo. Ma se potessimo vedere, Satana, quando passiamo noi, deve mettersi gli occhiali da sole, perché noi emaniamo la gloria di Dio, la luce di Dio. Quando noi arriviamo, le tenebre fuggono. Quando passo io, il virus, coronavirus, trema e fugge. Non perché io sono migliore degli altri, ma perché colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Perché dentro di me c'è il leone della tribù di Giuda. Perché dentro di me c'è lo Spirito di Dio. Perché dentro di me c'è il sangue dell'agnello che ha purificato la mia anima. Immaginate di vivere nei tempi di Gesù, quando c'era la lebbra. Cosa avresti fatto, mamma mia, un lebbroso? Aiuto. E Gesù, il lebbroso era lì e gli diceva, toccandolo: sì, lo voglio, sii mondato. Chiesa, dovreste cercare tutti i malati di coronavirus e pregare per loro. Dovresti iniziare a cercare tutti i malati e dire: io conosco qualcuno che ti può guarire. Anzi, faccio un appello a tutte le persone che sono in diretta. Voglio dirvi una cosa: il mio Signore Gesù può guarirti. La paura ti fa cadere nella menzogna. Perché? Perché la menzogna è il rinnegamento della verità. Quando tu cadi nella paura, inizi a credere a una realtà che non è la verità. Ma quando tu invece hai fede, allora ti appoggi sulla parola di Dio
e la verità la conoscerai per rivelazione e ti farà libero, ti farà libera. Dite amen. Ora l'ultimo verso e così poi ci alziamo. Però prima di leggere Filippesi 2:12, io vi dico che la sapienza è il principio della conoscenza del Santo. Il timore dell'Eterno è l'ammaestramento di sapienza. E prima della gloria c'è l'umiltà. Filippesi 2:12. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi, ognuno dica adoperatevi. Cosa dobbiamo fare? Adoperarci al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Cosa sta facendo Satana? Sta dando gli ultimi colpi di coda. Sapete che quando un serpente gli tagliate la testa, il corpo ancora vive per qualche tempo. Così è nel mondo spirituale. Satana ha già perso, ma lui sta continuando a muoversi. Ma la sua fine sarà palese. Sarà visibile a tutti. Un giorno tutti vedranno che Satana aveva già perso al Calvario e che Gesù aveva vinto. Ma noi, dice Paolo, Paolo sta scrivendo, ascoltatemi, Paolo sta scrivendo questa epistola, non la sta scrivendo da un hotel 5 stelle. Dice nella sua suite che scriveva: allora cari filippesi, voglio dirvi che... No. Paolo era in carcere quando scriveva. E i carceri di una volta non erano i carceri di oggi. E il suo pensiero va ai filippesi perché aveva desiderio di vederli. Aveva una chiesa giovane che doveva crescere e purtroppo gli era stata rubata la possibilità di stare con loro. Lui aveva il desiderio di stare con loro, ma non poteva. E lui addirittura desidera morire. Filippesi 1:23 dice: io quanto a me me ne andrei, Signore, prendimi in gloria. Tanto ho già fatto tutto per te. So che per me il morire è guadagno, dice Paolo, ma il vivere è Cristo. Come dire, io quanto a me me ne andrei già nella gloria dei cieli, ma ho bisogno di rimanere qui sulla terra per la vostra crescita, per il vostro progresso, per il vostro bisogno. E Paolo poi dice, adesso che sono assente, molto più adesso, adoperatevi. Questa parola adoperatevi significa dal greco contendete, combattete, combattete fino ad ansimare, cioè fino all'ultimo respiro, come un combattimento all'ultimo sangue. Quanti dicono amen? Per che cosa? Per la vostra salvezza. Chiesa, Satana vuole fare una cosa, rubarti la salvezza, rubarti la fede. Se ti ruba la fede, ti ruberà tutto. Avete compreso o no? Ma noi dobbiamo invece adoperarci. Dobbiamo combattere per la nostra salvezza. Dobbiamo combattere per la nostra fede. Noi non dobbiamo e non possiamo accollarci che qualcuno che è nel mondo di questo spirito dica alla Chiesa cosa deve fare. La Chiesa ha autorità, deve combattere contro i principati e le potestà e contro i dominatori delle tenebre. La Chiesa deve armarsi.
Invece tante volte la Chiesa è rimasta lì, vediamo cosa succede, vediamo qual è la volontà di Dio. No, Chiesa, tu devi alzare la tua voce, tu devi prendere in mano le tue armi, tu devi combattere, devi cambiare il corso della stagione, devi cambiare il corso della storia. Ascoltami, Chiesa. Questo era un anno profetico dove la voce della Chiesa doveva alzarsi. Questo era stato un anno decretato dove la voce di Dio, la voce profetica e la voce evangelistica si doveva alzare per tutta la nazione. E che cosa ha fatto Satana? Ha imbavagliato a tutti. Perché? Perché quello che voi state vivendo è frutto di una realtà spirituale. Gli occhi naturali vedono tutte queste cose accadere. Fratelli e sorelle, svegliatevi, aprite i vostri occhi. Dietro c'è un mondo spirituale, c'è un regno delle tenebre che sente quello che tu stai dicendo, che sente cosa Dio ha dichiarato e che cercherà di opporsi e cercherà di ostacolare e cercherà di impedire che quello che Dio ha detto venga realizzato. Ma viene il tempo che la Chiesa si adopera. Quanti si vogliono adoperare? Quanti vogliono prendere in mano le proprie armi? Non le armi per uccidere gli uomini, no, armi spirituali. Il nostro combattimento non è contro uomini e carne, amen, ma è contro lo spirito che c'è dietro. Siete qui, fratelli e sorelle? Quanti dicono siamo insieme, siamo uno? Quanti dicono siamo insieme, siamo uno? Quanti dicono io faccio parte di questo esercito? Io faccio parte di questo esercito. Io faccio parte dei figli di Dio che non si arrende e che combatte contro i principati, le potestà e contro le argomentazioni e contro tutto quello che Satana sta preparando, perché il mio Re, il mio Signore sta per arrivare e voglio farmi trovare pronto con una fede autentica, una fede vera sulla sua parola. Alziamoci in piedi davanti alla sua presenza. Paolo dice di adoperarci al compimento della vostra salvezza con timore e con tremore. Paolo fa una cosa importantissima: avvisa la Chiesa di camminare nel timore, non nella paura. Ascoltatemi, Chiesa, non nella paura. La paura, l'ho detto già abbastanza, non viene da Dio. Il timore dell'Altissimo. Dobbiamo camminare con rispetto riverenziale di ciò che Dio dice. Dobbiamo aprire gli occhi dello Spirito e capire i tempi in cui stiamo vivendo e fare la nostra parte, che non è quella di stare in salotto a giocare, ma è quello di armarsi e combattere nello Spirito. Non da solo, non da sola, non individualmente, perché tu fai parte di un corpo, tu sei parte di una squadra, tu fai parte dell'esercito di Dio. E coloro che sono con noi, posso garantirvelo, sono molto di più, molto di più, molti di più di quelli che sono contro di noi. Anche se l'inferno vuole farti credere il contrario, sappi che quelli che sono a tuo favore sono di più. Alza le tue mani, per favore. Alza le tue mani, per favore. Operiamo a motivo della nostra salvezza, con timore e con tremore, senza paura.
con coraggio, ma con un timore reverenziale per ciò che Dio sta facendo e per ciò che Dio ha detto. Non possiamo prendere alla leggera ciò che Dio sta dicendo. Quando tu prendi con superficialità la parola di Dio, cadrai in balia della paura. Ma quando prendi sul serio la parola di Dio, allora entrerai nel timore di Dio. Ascoltatemi, alzate le vostre mani e chiudete i vostri occhi. Quando Gesù morì con la fiducia totale che il Padre non lo avrebbe abbandonato. Lo ripeto, Gesù quando morì sulla croce, morì con la consapevolezza e nel santo timore di Dio, cosciente che il Padre non lo avrebbe abbandonato per sempre. Così Gesù arrivò all'inferno. Quanti credono che Gesù arrivò all'inferno? Quanti credono che Gesù fu all'inferno? Alzate la vostra mano se credete che Gesù è stato all'inferno. Gesù è stato all'inferno, sì. Gesù è stato all'inferno, ma Gesù non ebbe paura dell'inferno. Perché non ebbe paura? Perché aveva la piena rivelazione dell'amore del Padre. Perché l'amore di Dio, la rivelazione dell'amore di Dio, porta in te fiducia. Quella fiducia caccia via la paura. Ascoltatemi, Gesù era all'inferno, ma l'inferno non era dentro Gesù. Gesù era all'inferno, ma l'inferno non ebbe potere di influenza su Gesù. Gesù era perfettamente sintonizzato con il cielo anche quando era all'inferno. E lui sapeva che il terzo giorno ci sarebbe accaduto qualcosa di tremendo negli inferi. Lui era cosciente che stava arrivando un terremoto agli inferi. Il terzo giorno lui sapeva che la voce di colui che è assiso sul trono dei cieli avrebbe dichiarato la sua resurrezione dall'inferno. Lui non aveva paura perché lui sapeva che la sua anima sarebbe stata sciolta dallo Sheol, e sapeva che il terzo giorno il Padre avrebbe parlato un'altra volta. E quando Dio parla, una resurrezione arriva. E io immagino Gesù all'inferno, immagino Satana che pensa di aver vinto. Immagino che Satana fa il brindisi con i demoni. Ehi, ce l'abbiamo fatta! Lui seduto sul suo sporco trono pensa di aver vinto contro figlio di Dio Gesù. È arrivato a un certo punto, si sente la voce del cielo che dice: è innocente, è innocente, non c'è peccato su di lui, non c'è condanna su di lui. E quella voce dal cielo fa tremare gli inferi. Un terremoto arriva negli inferi e il trono di Satana cade per terra. Tutti i demoni cadono con la faccia a terra. E Dio manda il suo spirito con un soffio, il soffio dello spirito di Dio che resuscita il suo amato figlio.
Alleluia! Gesù era all'inferno, ma non ci fu paura per lui, perché lui aveva piena fiducia nel Padre. Alza le tue mani, Chiesa. Alza le tue mani e inizia a dichiarare alla paura che ti ha avvolta, alla paura che ti ha influenzato. Inizia a dichiarare di andare via dalla tua mente, dalla tua anima, dal tuo corpo. Forza! Inizia a dichiarare nel nome di Gesù. Spirito di paura, lascia la mia vita. Veloce, forza! Alza la tua voce e prega contro lo spirito di paura. Nei pensieri, nelle immaginazioni, nell'anima, nei ragionamenti, nelle azioni. Alza la tua voce e dichiaralo: io sono fuori, sono libero dallo spirito di paura di questo mondo. Sono sciolto dai legami della paura. E prendo su di me il timore di Dio, il timore reverenziale di Dio, per camminare al centro della sua volontà in ogni stagione della mia vita, in ogni tempo della mia vita. Avrò fiducia in te. Avrò fiducia in te, Padre, affinché la tua volontà sia compiuta nella mia vita. Alzate le vostre mani, per favore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io prendo autorità contro lo spirito di paura e nel nome del Signore Gesù Cristo, spirito di paura che hai oppresso le menti dei miei fratelli, l'anima delle mie sorelle, io vi comando di lasciare questa mente e quest'anima nel nome di Gesù Cristo il Signore. Che lo spirito di paura ti abbandoni ora, via, completamente libero, completamente libera nel nome di Gesù Cristo, e rilascio la tua mente e la tua anima completamente in perfetta libertà per poter adorare il Signore, per ricevere ancora più rivelazioni dell'amore del Padre nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Padre, prego affinché venga rilasciata sulla tua Chiesa cose soprannaturali mai viste prima, nuovi doni, nuovi talenti nel nome di Gesù. Rivesti la tua Chiesa e fai che ognuno di loro eserciti il buon servizio di re e sacerdote per il tuo tempio, per la luce del tuo candelabro, affinché la luce risplenda nelle tenebre di questo mondo nel nome di Gesù. Amen e amen.